Ciao compagni di scuola, come state? Come? Avete capito estate? Vi piacerebbe, vi piacerebbe. Quella ormai è finita e se ne riparla l'anno prossimo. Adesso siamo a settembre, il mese in cui ricomincia tutto, anche a studiare. Che fatica. A tal proposito, qualche tempo fa vi ho chiesto una cosetta su Instagram. Ciao compagni di scuola, essere uno studente fuori sede comporta un sacco di spese, quindi la domanda che voglio farvi è: che lavori fare mentre si studia? Scrivetelo qui perché potrebbe diventare una nuova puntata dello Sfogo! Quindi vediamo insieme cosa mi avete risposto. Lo sfogo! Vendo i miei appunti e do ripetizioni ai più piccoli. Vendi i tuoi appunti universitari? Chapeau! Dai ripetizioni ai ragazzini? Chapeau! Io personalmente lo farei? No! Parere mio personale, sbaglierò! Scherzi a parte, complimenti davvero. Davvero notevole. Lavorare in università. Tanto già che sei lì è più facile, no? E al limite, se per qualche motivo ti dovesse saltare la borsa di studio, puoi chiedere un prestito come studio, sì. Sì, no, mo me lo segni proprio. Così sei al sicuro. Dopo ne parliamo meglio. Studente professionale. Nel senso che, cioè, come... A sto punto fai pure il rider e accompagnati da solo, così diventi miliardario. Ma ce li hai i soldi? Vendo un rene. Ah, vabbè, attività professionale sicuramente ben retribuita, da quello che sento in giro. Ma non è un pochino eccessivo? Hai presente il prestito studio sì che ho detto prima? Per accedervi basta essere residente in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia. Oppure se decidi di specializzarti in un'università, master o scuola di specializzazione in una di queste regioni. I'm rich. Fare il social media manager, easy. Easy de che oh, ma fallo te, poi vedrai quanto è easy. Investo in NFT e passa la paura. Lascia perdere. Metà del mondo non ha ancora capito cosa sono e l'altra metà fa finta di averlo capito. Fai prima a prendere un prestito con Studio Sì. Ti danno fino a 50.000 euro a tasso zero e li restituisci anche in 20 anni. Ha detto? No, sono serio. Tasso zero, nessuna garanzia e li ridai anche in 20 anni. Pure prima. Solo dopo che hai concluso la specializzazione. Fare il TikToker. Quindi vuoi passare tutto il giorno così? Ovviamente si scherza, eh? Un saluto ai TikToker in ascolto. So che a voi piace. Cazzo, appena visto, Nico! Farsi pagare per fare la fila ai negozi. Interessante. Ma si può fare? Il codice etico! Ma c'è poco da ridere, invece. Stavo pensando di fare lo YouTuber. Sì, ma infatti stai tranquilla. Non è stressante per niente. Lo afferma Marco, 17 anni. Aprire OnlyFans e vendere foto di gattini. Credo che con questa possiamo chiudere. Ma c'è poco da ridere invece. E niente, se volete vivere l'esperienza da fuori sede focalizzandovi solo e unicamente sullo studio, la risposta è Studio Sì. Tantissimi vantaggi per studiare in Italia o all'estero in serenità. Vi lascio il link in descrizione per approfondire il tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale, lasciate un commento e iscrivetevi anche se non vi è piaciuto il video. Vi prego. Fare lo YouTuber è difficilissimo.